Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vi parlo qui dal Passo del Bracco, uno dei passi più conosciuti della zona e che chi mi segue sa che percorro molto spesso. Sono più o meno le 7 del mattino, quindi è una domenica di aprile. Sono partito molto presto perché a mezzogiorno devo essere a casa. Ma vi dirò che partire così presto ha anche i suoi benefici, perché per strada la domenica mattina almeno fino alle 9 non c'è nessuno, quindi guidare con poco traffico, come ben sapete, è molto molto piacevole. Adesso sono quasi in cima al Bracco, a oltre 600 metri sul livello del mare, e mi sto dirigendo nello Spezzino, dove oggi ci sarà un borgo niente male da visitare. Seguitemi! Ebbene sì, alzarsi presto alla domenica mattina non è poi così male e ne puoi trarre sicuramente dei benefici, come ad esempio le strade poco trafficate e avverti quella sensazione come se la strada fosse solo per te. Guardate che bel panorama offre sempre il Bracco e le sue curve sempre molto dolci e piacevoli da guidare. Sono in alcuni punti, sono un po' più strette, ma prevalentemente si guida bene. Qui siamo in una zona di fabbricati pericolanti, quindi se vi fermate in questa zona non è consigliabile entrarvi. Vedete? Io sto a distanza, viene giù tutto. Ecco, vedete, qui ce n'è un altro. Guardate che roba. E qui parte questa scalinata che ti porta in quella specie di belvedere in cima a questa roccia. Andiamo a curiosare. È carino però, dai. Qui si fa più ripida. Panorami eccezionali. Guardate come sono alto. E qui sale ancora, ma siamo in cima. Eh sì, ci avevo proprio azzeccato, è un bel vedere. Una specie di terrazza. Avrò fatto il Bracco 200 volte. Ma guardate, vi faccio un 360. Meraviglioso. Sono proprio sul Bracco perché al centro dello schermo c'è proprio il cartello del passo. Che bello. Occhio perché a scendere ripido. Adesso ci incamminiamo perché ho perso un po' di tempo, ma ne valsa la pena, dai. Proseguo la mia marcia sulla Statale 1 in direzione La Spezia e mi godo il bel panorama e i piccoli borghi di periferia. Arrivo a Borghetto Vara e mi accorgo che la mattina è ancora giovane. E allora, caffè sia! Oh, che bella questa piazzetta! Come si chiama? Piazza dei Carabinieri. Carina.
Dai, rimettiamoci in moto, ancora una mezz'oretta e ci siamo. Lascio Borghetto Vara e la strada diventa meno tortuosa e raggiungo velocemente La Spezia. Da lì seguo per Lerici ed ecco che la strada ritorna tortuosa e soprattutto stretta, ma regala panorami sul mare incredibili. Un mix, diciamo, tra boschi e mare, e di lì a poco arrivo a destinazione. Finalmente il cartello, quello vero, quello di prima era il cartello del comune. Eccoci arrivati. Buongiorno. Questo è il paese, poi dovrò recarmi nel paese vecchio, dove dovrebbe esserci un castello. Appena riesco a trovare un parcheggio, parcheggiamo la moto. Strettissima qua, che bello però, wow! Meraviglia, meraviglia! Piazza della Libertà. Guarda, bello, bel borgo, mi piace già. Neanche sono sceso dalla moto. Vediamo se c'è una piazza coi parcheggi. Sì, eccola qua, eccola, super organizzata. Sì, ci sono già altre moto là, figurati. Ok, allora io lì non ce la metto perché se questa macchina poi fa la retromarcia la metto qui. Tanto non è che mi devo fermare 6 ore. Se penso che Amelia e le zone circostanti hanno una storia molto antica, si parla, pensate, del IV secolo avanti Cristo, e non è un caso infatti che a poca distanza si trovi una necropoli che rivela quanto questa zona sia stata un importante centro di comunicazione, di scambio e di traffici sia verso mare che a monte. Nei secoli il borgo fu più volte conquistato e ceduto, fino a raggiungere una certa stabilità nella seconda metà del XVI secolo da parte della Repubblica di Genova. Per saperne di più vi metto in descrizione alcuni link utili se volete approfondire le conoscenze storiche. Addirittura un posto dove poter leggere? Allora, qui arriviamo a un bivio che mi dice Castello Amelia, su di qua, ma qui c'è una bella piazzola dove poter ammirare il panorama. Guardate qua che roba. Direttamente sulle Alpi Apuane. Tra le cose da vedere, sicuramente la pieve dei Santi Vincenzo e Attanasio, edificata nel XV secolo e ricostruita nel 1932. Tra le cose da visitare c'è sicuramente anche il Castello dei Vescovi di Luni, citato per la prima volta in un documento del 963, con la sua torre circolare di difesa che risale più o meno al X e all'XI secolo. Qui, se vi può interessare, vi mostro i periodi di apertura. Il panorama su Amelia è veramente bello, eh? Curiosando poi nelle tradizioni, qui viene festeggiata saltuariamente una manifestazione carnevalesca molto antica, chiamata l'Homo Arbozo, che significa l'uomo nella pozza, risalente al XV secolo.
Una volta che siete qui nel territorio lunigianese, non potete privarvi dei testaroli, accompagnati da formaggi e salumi. E adesso vi lascio alle immagini di questo interessante borgo. Buona visione! Eccoci ritornati dalla moto, adesso scenderò verso Bocca di Magra, farò un giro un po' diverso, vi farò vedere qualche immagine. Bene, è stata una bella visitina, adesso seguo per Monte Marcello di qua perché la strada la conosco, non posso permettermi di arrivare in ritardo a prendere il mio bimbo. Ragazzi cari, vi saluto da questa bellissima strada panoramica. Molto bella, devo dire, forse più bella al ritorno rispetto all'andata. Siamo rientrati nel comune di Monte Marcello, adesso, come dicevo poco fa, scenderò da un'altra strada, ma sarà un tragitto breve. E niente, vi lascerò qualche immagine, vi saluto qui, vi ringrazio per aver visualizzato il video, spero che vi sia piaciuto. Vi consiglio vivamente di visitare Amelia e il suo borgo perché, come avete potuto notare, è molto carino e caratteristico. A questo punto vi rimando all'appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per fare in modo che cresca e per seguire sempre le mie prossime avventure. Vi ringrazio, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!